Riprendiamo da dove eravamo rimasti la volta scorsa, cioè la volta scorsa eravamo rimasti con l'idea di per voi di provare a risolvere l'esercitazione 2, ok? Avete avuto 20 minuti scarsi in aula per provarci, più il tempo che siete riusciti a ritagliare a casa. L'idea di oggi è quella di vedere una soluzione di questa esercitazione. Ve l'ho già caricata online, vedrete che è una soluzione abbastanza rifinita, quindi in realtà ci sono dentro tutta una serie di concetti e di soluzioni singole che sono un po' più complesse di quello che avete visto sinora, ma l'idea di presentare la soluzione oggi qui era proprio quella, quindi vedere come si risolveva l'esercitazione e imparare qualcosina di nuovo. Quindi oggi facciamo così, risolviamo l'esercitazione 2, vediamo le cose nuove che trovate nella soluzione online, dopodiché vediamo il testo dell'esercitazione 3 e cerchiamo di fare come la volta scorsa. Quindi se riusciamo ad arrivare velocemente a conclusione della soluzione dell'esercitazione 2, avete di nuovo 20 minuti, mezz'ora per iniziare a provare a risolvere la 3 e poi la volta prossima vediamo come si risolve, altrimenti la volta prossima vi lascio all'inizio mezz'ora, un'ora per provare da soli e poi vediamo la soluzione, ok? Quindi l'idea è sempre di procedere così, prova da soli e poi proviamo a fare la soluzione assieme. Nell'esercitazione prossima, non questa che risolviamo oggi, è richiesto l'utilizzo dei DAO e del server MySQL, quindi voi provate a iniziare a scaricarvelo, se usate il vostro computer, a installarlo, dovreste avere un po' di istruzioni che vi ha dato il professor Corno, avete i video dell'anno scorso, quindi provate a fare l'operazione di scaricare e installare MySQL servizio più Workbench. Se avete dei problemi segnatevi, che così la volta prossima li risolviamo appena iniziamo la lezione, ok? In modo da essere operativi subito. Questo perché dubito entro oggi di riuscire a risolvere quei problemi se ce ne sono già, ok? Allora, proviamo a rileggere un secondo il testo di esercitazione che ormai sappiamo a memoria, così vediamo come si poteva risolvere, quali erano i problemi in gioco e quali erano le possibili soluzioni e perché vi ho presentato una certa soluzione piuttosto che un'altra. Allora, l'esercitazione è sempre la stessa della prima volta, quindi è sempre il nostro messaggio su forum in cui non abbiamo nessun problema a verificare se l'utente è valido o no, perché supponiamo che sia valido, e in cui i vincoli sul messaggio sono sempre gli stessi, quindi sappiamo già come scrivere il codice di verifica sostanzialmente. La difficoltà aggiuntiva che c'era questa volta era quello di iniziare a pensare questo problema e a risolverlo sotto forma di paradigma MVC, quindi ragionarlo e risolverlo utilizzando il Model View Controller. Avevamo anche fatto una pensata su quali erano le parti coinvolte, ce le rinfreschiamo velocissimamente, questo. E avevamo detto che essenzialmente c'erano tre grossi componenti, tre grosse pagine che dovevano entrare in gioco nella nostra soluzione, di cui due erano delle viste e una era un controller. Con l'idea che il controller controlla tutto il flusso di elaborazione delle informazioni, quindi prima richiesta, il controller si deve accorgere che è una prima richiesta in qualche modo, e questo vedremo è uno dei punti critici. Se è una prima richiesta, forward alla richiesta alla view post message, la quale si occupa di visualizzare il form vuoto. A questo punto l'utente sul suo browser compila il form, schiaccia invia, i dati vengono inviati di nuovo al controller. Due possibili casi, diciamo tre possibili casi: uno, il nostro utente è un po' utonto piuttosto che utente, quindi schiaccia invia direttamente senza compilare nulla, e qui ci ritroviamo nel punto critico, dove dobbiamo capire come distinguere questo caso dal caso della prima richiesta, perché in entrambi i casi non abbiamo dati, cioè i nostri bin saranno vuoti, ok? Quindi questo qua è il caso rognoso da risolvere. Gli altri due casi sono messaggio con dei dati ma sbagliati,
oppure messaggio corretto. Entrambi sono più semplici perché sappiamo già gestirli, quindi messaggio con dei dati sbagliati, il nostro codice di validazione a un certo punto rivelerà un errore. Quando questo errore è stato rilevato in una posizione precisa, semplicemente il controller farà di nuovo la forward alla view post message, questa volta riempendo l'error bin con i dati necessari a identificare l'errore e identificare il punto in cui l'errore è avvenuto. Okay? Nel caso invece in cui il messaggio sia tutto corretto, semplicemente il controller farà una forward alla vista che consente la preview del messaggio e in quella vista recupereremo i dati relativi al messaggio dal message form bin. Okay? Quindi questo molto molto rapidamente è tutto il giro di messaggistica e interazioni che ci sono fra questi tre elementi principali. Ora, detto così, sembra molto semplice, nel senso, mi siedo al computer, preparo tre belle pagine JSP e due bin e me la sono tolta, più o meno, ok? Più o meno perché intanto ci sono alcuni problemini, il più grosso dei quali, l'abbiamo appena citato, adesso vediamo come si risolve, è distinguere il caso in cui questo bin qua è vuoto. Perché per quale motivo può essere vuoto il bin? Essenzialmente uno, perché sono nel primo caso, prima richiesta, quindi il bin è stato creato da Tomcat e quando Tomcat crea un bin lo crea vuoto, ok? Due, in realtà io sto arrivando dalla view, l'utente ha schiacciato invia, ma senza compilare nessun campo. Allora in quel caso Tomcat crea il bin vuoto. Poi ci sarà una set property asterisco che cerca di riempire quel bin, ma non ci sono dati. Ok? Alla fine di queste operazioni otterrò nuovamente un bin vuoto. Allora come faccio a distinguere in quale caso sono? Perché in entrambi i casi il bin è identico. È un'istanza di message form bin con tutti i campi a virgolette virgolette. Ok? Quindi il vero problema è ho di fatto due bin identici, ma devo riuscire a distinguere le due situazioni. La soluzione che vi ha presentato il professore in aula è un primo passo di soluzione, vi spiego perché è solo un primo passo, è un primo passo che dice, vabbè, non è un problema, io in realtà nascondo nel form un campo, oppure utilizzo un campo del form per verificare se l'utente ha premuto invia oppure no. Come faccio? Beh, prendo la richiesta e dico get parameter name, ad esempio, username. Se c'è quel parametro, sono passato attraverso il form, anche se il parametro è vuoto, se non c'è nessun parametro, vuol dire che sto arrivando diretto sulla prima richiesta, ok? Vi ricordate che il professore vi ha sempre messo con l'istruzione request get parameter un campo del form. Questo va benissimo, funziona, ma ha uno svantaggio. Immaginate di avere 1000 form, perché voi non state lavorando su un esempietto così, ma state lavorando su un gestionale di un'azienda. Per ogni form dovete mettere quell'istruzione ed assicurarvi che il campo che prendete abbia lo stesso identico nome del campo nel form. Quindi se voglio controllare se un form di login esiste, il campo sul form si chiama username, request.getParameter username. Immaginate questo moltiplicato per 1000 quante possibilità di errore vi dà. Perché una volta scrivo nome e in realtà avevo messo name, l'altra volta sto scrivendo in fretta, scrivo names, e in realtà era solo name ma senza la S. Quindi ogni controllo è passibile di errore. Ok? Quindi pur funzionando, pur permettendomi di riconoscere da che parte sto arrivando, di fatto introduce una debolezza. Quindi l'idea è, dobbiamo risolvere il problema allo stesso modo, andando a vedere la richiesta, perché l'unico modo che abbiamo per capire se sto arrivando dalla prima richiesta oppure dalla sottomissione del form e leggere che cosa c'è nella richiesta. Ma dobbiamo inventarci un modo per evitare di fare errori di battitura essenzialmente. Ok? Questa è l'idea. Da qui vediamo adesso qual è la soluzione vera e propria. Se avete domande o vi siete persi a metà del discorso, fermatemi. Ok? Allora. Apriamo il nostro progetto.
Allora, voi quando vi scaricherete la soluzione troverete un progetto relativamente complesso. Adesso vi spiego quali sono le parti e vediamo che cosa fanno. Allora, tutta questa sbrodolata qua è la soluzione al nostro problema. Vedete che intanto qualcosina è cambiato. Noi ci aspettavamo tre pagine, in effetti tre pagine ci sono, sono queste tre qua, però in compenso dove ci aspettavamo due bin, ci ritroviamo con ben 5 classi Java. Quindi qualche modifichina c'è stata, ok? Allora, cerchiamo di capire perché. Proviamo a seguire la nostra logica. Quindi noi arriviamo, prima richiesta, il primo elemento che incontriamo è il controllore, quindi la do post message, ok? Allora, andiamo a aprire la do post message e vediamo com'è fatta. Allora, facciamo così, perfetto. Allora, la do post message inizia, vabbè, c'è una prima parte di dichiarazione di dipendenze che di fatto Eclipse ci autocompila o comunque impariamo a compilare con calma. Dopodiché ci sono le due istruzioni che ormai conosciamo bene che ci permettono di utilizzare i bin, giusto? Ci sono due use bin, una per i dati che arrivano dal form e una per l'error bin. E infatti vedete c'è use bin id, che è l'identificativo che usiamo all'interno del controller per accedere al bin, che sarà ad esempio post message form data, che sarebbe i dati del messaggio relativo al form, ed è di tipo message form bin, vedete? Ok? Quindi è quello che ci aspettavamo. Ha come scope la richiesta, quindi questo bin nascerà quando arriva una nuova richiesta e morirà quando quella richiesta è stata trattata. Ok? Quindi muore tendenzialmente sulla vista, perché la richiesta, se ci ricordiamo lo schema, arriva sul controller e viene forwardata o su una vista o sull'altra. Arrivati sulla vista utilizzeremo i dati del message for bin e dopodiché quel bin lì morirà, ok? Morirà significa che non sarà più utilizzabile. Stessa cosa per l'error bin, vedete che qua sotto c'è un error bin che è di tipo form error bin e anche lui ha scopo di richiesta, ok? Quindi sono i due bin che ci aspettavamo. Poi notiamo che qua, su questa riga qua, c'è la nostra famosa set property asterisco. Questo ci permette di prendere tutti i campi che sono stati compilati ipoteticamente nel nostro form e uno per uno andare a richiamare il setter avente lo stesso nome del campo. Quindi se io ho un campo name, quella set property chiamerà set name e gli passerà come valore il valore associato al campo name, ok? Quindi nel nostro caso, se il form è formato come l'altra volta, che aveva username, title e message body, la set property asterisco farà set username col valore del campo username, set title col valore del campo title, set message body col valore del campo message body, ok? A valle di questi set, se sono arrivati dei dati, quindi se l'utente aveva riempito il form, le variabili interne del bin saranno riempite con username, title e message body. Ok? Quindi quando noi entriamo qua all'interno della parte esecutiva, cioè della parte che esegue delle istruzioni, se l'utente ha compilato il form, ci aspettiamo che ci siano dei dati all'interno del message form bin. Ok? Questo in generale. Allora, vedete che qua io vi ho messo un bel commentone che dice controller. Cioè questa pagina qua non visualizza niente, non vedrete un out qui, oppure un pezzo di HTML, niente. Questa qua fa controller, quindi è semplicemente codice Java che decide dove mandare la richiesta, ok? Non guardiamo ancora i dettagli, guardiamo la sostanza. La sostanza dice che ci sono due scelte, ci ricordiamo che c'erano le due frecce, no? Quindi, se c'è qualcosa che non va, o se è la prima volta torna indietro alla view post message, altrimenti vado avanti. E infatti guardate qua, nella soluzione c'è una prima parte che dice vale avanti, message preview, JSP, e un'altra che dice vai indietro, view post message, JSP. Quindi ci sono due forward, una avanti e una indietro. Quello che fa
il controller e decidere quando le due vengono utilizzate, quindi quando andare avanti e quando andare indietro. Quando andare avanti è facile, quando va tutto bene, ok? Quello che è difficile è quando e come andare indietro, perché abbiamo sempre questo problema che non sappiamo riconoscere se il bin era vuoto perché Tomcat l'ha creato così o se è vuoto perché l'utente non ha compilato nessun campo, ok? Allora, per farci aiutare a risolvere questo problema ed evitare tutte le volte di scrivere una request.getParameter, che è passibile di errore, nella soluzione che vi ho dato, vi ho costruito un po' di infrastruttura, cioè un po' di classi di aiuto che vi semplificano la vita e che potete poi riutilizzare nelle soluzioni successive, ok? Quindi, le classi che adesso vediamo non dovete riscrivervele tutte le volte, ve le portate avanti di soluzione in soluzione. Di fatto sono una piccola libreria che vi aiuta nella soluzione di problemi simili a questi, ok? In particolare, la struttura della soluzione è questa qua. Adesso fatemi richiudere questo qua un attimo. Voi ogni qualvolta che dovete trattare un form avrete un bin corrispondente, ok? Fin qui non ci piove. Ogni qualvolta dovremo trattare un form, avremo il suo bin, avremo il problema di capire se quel bin lì è vuoto perché l'utente ha premuto invia senza riempire i campi, oppure se è vuoto perché siamo arrivati la prima volta di sopra. Ecco che possiamo provare a iniziare a risolverci questo problema che è ricorrente utilizzando una soluzione generale che può essere anche lei ricorrente. Come? Beh, partiamo da un assunto, diciamo, un momento. Tutti i bin che trattano un form, indipendentemente da come sono fatti, hanno una caratteristica comune, che sono bin riferiti ai dati di un form, ok? Quindi, se io devo fare un'operazione comune, cioè verificare se quel bin è vuoto perché è stato riempito con dati vuoti, oppure perché è la prima volta che è stato creato, è molto utile risolvere quel problema una volta per tutte. Dopodiché, tutti i bin che tratteranno form erediteranno, notare la parola, erediteranno la soluzione a questo problema. Quindi l'approccio è dire, momento, non facciamo solo un message form in, facciamo un padre di tutti i bin di form, ok? E mettiamo la soluzione all'interno del padre, in modo tale che poi mi basta sottoclassare il padre, estendere il padre, e automaticamente eredito la soluzione, ok? Quindi vedrete qua che c'è questo form bin. Questo form bin è il padre di tutti i bin che rappresentano i dati di un form, ok? E questa è la libreria che inizio a darvi, ok? Quindi questo qua ve lo potete poi riutilizzare. Che cos'ha di particolare? Intanto guardate questa parola chiave, abstract. Questo non è un bin vero e proprio. Questo qua è un padre, ma non può esistere da solo. Deve esistere un figlio. Ovvero sia, Tomcat, quando andrà a creare il message for bin, istanzierà sempre solamente un figlio di form bin, ma non potrà mai istanziare direttamente form bin, ok? Quindi questo qua definisce le operazioni comuni, ma senza poter essere istanziato, ecco perché è abstract. E che cosa ci dà in più? Perché lo facciamo? Beh, perché ci definisce in pratica alcune funzioni che ci tornano utili, in particolare ci definisce due funzioni semplicissime che sono valido, non valido, ok? Valido ritorna il valore di una variabile interna di tipo booleano, vedete qua sopra, booleano, ok? Non valido, e quindi sarà isValid, controlla se valid uguale a true, setValid, imposta valid a un valore che sarà true o false, a seconda che sia valido o non valido. Poi dice già, facile, ma potevo farmelo nel mio bin. Però questo impone che tutti i bin di form abbiano un controllo di validità, ok? E quindi ho messo un piede nella soluzione, ho iniziato a dire, va bene, in realtà il bin non è un bin semplice, ma è un bin che può essere valido o non essere valido, ok? Cosa vuol dire valido, cosa vuol dire non valido? Vabbè, per noi valido vuol dire che i dati al suo interno sono corretti, quindi ci sono e rispettano i requisiti, ok? Non valido vuol dire che non rispettano i requisiti. Secondo voi, quando io arrivo con la prima richiesta, qual è lo stato di quel bin? Sarà tendenzialmente
non valido, vedete che lo metto a false nel costruttore, ok? Sa, non valido, perché non l'ho ancora controllato, ok? Quando ho controllato che va tutto bene, quello lì diventerà valido, quindi ho il mio primo ferretto, la mia prima leva per capire se lì dentro c'erano dei dati che andavano bene o no. Da solo non basta, perché ancora non mi risolve il problema, bing vuoto, che arriva perché Tonka l'ha creato, oppure che arriva perché ho schiacciato invia quei campi vuoti. Però in ogni caso iniziate a definire uno scheletro, quindi io saprò che tutti i bin che trattano i dati di un form dovranno avere un metodo valido o non valido. C'è ancora un metodo in più, che è questo qua, che vedete che è dichiarato diversamente. Allora, mentre il metodo isValid e setValid è implementato a questo livello, quindi io non devo più scriverlo per tutti i bin che estendono questa classe, ok? Perché è già pronto. Io dovrò semplicemente occuparmi di impostare il flag a valido o non valido. Però i metodi per impostarlo o per leggerlo sono già forniti. Questo qua invece impone alla sottoclasse di esporre un metodo che si chiama isEmpty. Cosa vuol dire? Vuol dire che io come padre, come nodo padre di tutti i bin che trattano dati di un form, chiedo che tutte le classi che mi estendono abbiano il metodo isEmpty. Quindi ogni classe lo farà a suo modo, ma dovrà darmi la possibilità di capire se quel bin è vuoto o no. E quindi qui iniziamo ad avere in realtà due punti che differenziano un bin normale da un bin di form. Un bin che rappresenta i dati di un form può essere valido e non valido, ma può essere vuoto. Ok? Quindi avrò un flag che mi dice è vuoto? Sì. È valido? È non valido? Con queste due cose posso iniziare a pensare di distinguere tutti i casi possibili. Ok? Se non altro posso distinguere il caso in cui è vuoto, quindi l'errore non è un errore su un campo, ma è un errore generalizzato riferito all'intero form, oppure il caso in cui non è vuoto, ma non è valido. Quindi c'è un errore ed è riferito a un campo ben preciso. Ok? Quindi sto definendo degli stati che sono generali per tutti i bin che trattano i dati di un form. Questo è il primo scheletro. Il secondo scheletro, e lo trovate qua, vedete qual è la differenza per distinguerli nella soluzione. Le classi che potete riutilizzare hanno come package il tipo lito, sysinfo e poi direttamente il nome del package. Le classi delle esercitazioni sono nel package lab, lab 2, laboratorio, laboratorio 2. Quelle lì muoiono col laboratorio, le altre è bene che vivano, ok? E che passino da un laboratorio all'altro. Proviamo a vedere questo form validator, che cos'è? Beh, questo qua è un aiuto. Allora, noi abbiamo detto, stabiliamo uno standard per tutti i bin che rappresentano un form. Devono poterci dire se sono vuoti e se sono validi. Ok? Perché? Beh, perché vogliamo accorgersi che cosa succede. Come facciamo a accorgersene? Beh, con qualcuno che ci dà una mano a verificare come sono fatti questi bin. Questo aiutante, in Java si chiama helper, nella fattispecie prende il nome di validator. Perché validator? Perché si occupa di, dato un bin, di controllare se è valido o no, se rispetta certi requisiti oppure no. Ok? Quindi quello che stiamo facendo è iniziare a implementare un pattern nuovo che si chiama il pattern del validator. Ok? Se voi cercate sul il libro o sulla reference online di Core Java Enterprise, vedrete che c'è un pattern che vi dice che ogni controller si può avvalere di uno o più validator, quindi di uno o più aiutanti per verificare il fatto che un bin sia corretto oppure no. Ok? In questo caso specifico, noi di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di verificare che sia valido, ok? E di capire se arriva dalla prima richiesta o da una richiesta con form vuoto. Ecco che allora il validator ci impone di avere due metodi, due funzioni, che sono la prima validate, quindi dato, vediamo bene i parametri, dato un bin che estende, vedete form bin bin, quindi dato un bin di tipo form bin, quale? Boh, quello che voglio, una sua sottoclasse, ok? E dato un bin di errore, valida, cosa vuol dire valida? Controlla il bin che contiene i dati del form, se ci sono degli errori riempi il bin di errore, ok?
vedete che è abstract. Questo validator qua è un validator generale, non impone come controllare. Beh, ma questo è ovvio, perché se domani devo validare il form di login, le regole saranno diverse dal form per l'invio di messaggi, ok? Quindi io non posso a priori immaginare una classe che sia in grado di validare qualunque form. Io quello che posso dire è che tutte le classi che validano un form devono avere un metodo valida, ok? Che è esattamente quello che sto facendo qua. Un metodo valida che ha due parametri, il form da validare e il bin in cui memorizzare gli eventuali errori. La seconda caratteristica che do a tutti i validator è questa qua. Non vi spiego i dettagli, preferisco finire di spiegare la soluzione e poi vi dirò questa parte qua perché è un pezzettino di Java un po' più avanzato. Questa parte qua invece è implementata qua, perché posso farla per tutti i validator, per tutti i form, e dice, è compatibile con, questo si occupa di verificare che un bin di form sia compatibile con una richiesta. Cosa vuol dire che è compatibile con una richiesta? Quello che facevate voi, facevate request get parameter, chiedendo come parametro della richiesta il nome di uno dei campi del form, ok? Questo metodo qua, che vi viene fornito con il capostipite dei validator, si occupa di fare quel lavoro lì, ma lo fa in modo un po' più furbo. Al posto di dire prendo un campo di cui conosco il nome, verifico che sia presente nella richiesta, questo qua interroga il bin, quindi dice al bin quali sono i tuoi campi? E il bin fornirà indietro un elenco di campi. Poi prende la richiesta e verifica che almeno uno di questi campi sia disponibile nella richiesta. Ok? Se almeno uno è disponibile, allora il bin e la richiesta sono compatibili. Cioè, chiamando la set property asterisco, almeno uno dei campi del bin verrà riempito. Ok? Quindi questa cosa qua di fatto sta facendo quello che facevate voi, ma lo fa senza conoscere a priori come è fatto il form bin. Ok? Perché lui a runtime chiede quali sono i campi e va a verificare che nella richiesta ci sia almeno uno di quei campi. Ok? Quindi questa qua è la soluzione più brillante. Al posto di mettere una volta, cioè tutte le volte che un form andrà a scrivere la request get parameter correttamente, ho un metodo comune da chiamare. So che tutti i validatori di form che estendono questa classe hanno a disposizione questo metodo. Non mi resta che chiamarlo, ok? Allora, proviamo a tornare adesso indietro al controller, vediamo come fa a accorgersi se il form è vuoto perché è stato creato così oppure perché ho premuto invia. Beh, adesso iniziamo a capire come mai qua la prima istruzione è form validator, new message form validator, ok? Non abbiamo ancora guardato come è fatto il message form validator, ma sappiamo che sarà il validatore specifico per il nostro form di invio messaggio, ok? E vedete che quando viene creato viene memorizzato come un form validator, perché è una sottoclasse del nostro scheletro, di quello che definisce questi due metodi. Dopodiché, una volta che ho il validatore, che cosa faccio? Beh, primo passo, controllo che sia compatibile il bin e la richiesta, cioè controllo di fatto se sto arrivando dalla prima richiesta o se sto arrivando già da un giro attraverso una vista. Quindi vedete qua che dice se validator is compatible with post message form data request. Quindi se il bin della richiesta è compatibile con la richiesta che mi arriva dal browser del client, ok? Come faccio a dire se è compatibile? Abbiamo detto se almeno uno dei campi è presente nella richiesta che arriva, ok? Se è presente sono passato attraverso la vista, se non è presente è la prima volta, ok? Quindi, if is compatible, sono passato attraverso il form, se quella cosa lì mi ritornerà invece falso, non sono passato attraverso il form, ok? E mi sono risolto tutti i problemi. Ogni qualvolta dovrò trattare un problema simile, cioè decidere se arrivo da un form vuoto o da una prima richiesta, mi basta chiamare quella funzione e verificare se è vera o falsa. Se è vera sono passato attraverso il form vuoto, se è falso sono passato direttamente sul controller, quindi sono in caso di prima richiesta. Ok? Quindi qui la verifica che sto facendo dice prima richiesta oppure sono già passato attraverso il form.
Allora, se sono già passato attraverso il form e il form è valido, vedete che il passo successivo è validator.validate con form bin, error bin, quindi sono già passato attraverso il form e i dati sono validi, allora cosa faccio? Vado alla preview. Lineare, no? È quello che abbiamo detto. Sono già passato dalla... Prendiamo il PowerPoint così. Sono già passato qua. I dati che mi sono arrivati sono validi, allora devo andare alla message preview. Ok? Se invece una di queste condizioni non è valida, quindi o è la prima volta che arrivo, oppure il bin non è valido perché ci sono degli errori, dovrò andare alla view post message. Quindi, se riprendiamo il nostro schema, se c'è qualcosa che non va o è la prima richiesta, devo fare questo ramo qua, andare su alla view post message. Ok? Quindi vedete che costruendo quello scheletro che sembrava una complicazione, mi sono semplificato la vita di molto, perché il mio controller è diventato un if. Se è tutto a posto vado avanti, se no torno indietro, fine. E non deve fare null'altro, ha assolto completamente il suo compito. Ok? Allora, dove saranno i pezzi di codice che abbiamo scritto la volta scorsa? Perché qui non abbiamo ancora visto uno. Beh, il codice che abbiamo scritto per verificare se i campi erano corretti sarà nel message form validator, cioè in chi si occupa di controllare che il form dei messaggi, che i dati inseriti nel form dei messaggi siano corretti. Il codice che si occupava di visualizzare il form ed eventualmente aggiungere gli errori di fianco finirà nella view post message, ok? Mentre il codice che visualizzava l'anteprima andrà nella message preview, ok? Quindi noi ci siamo creati l'infrastruttura, possiamo semplicemente trasportare i pezzi che avevamo già creato la volta scorsa. Allora, partiamo dal più difficile. Il più difficile è il message form validator, cioè quello che, dati i campi del form compilati, verifica che siano corretti o meno. Allora, guardate intanto l'inizio, vedete? Message form validator, quindi il nostro bin finalmente, che estende, il validatore del nostro bin, che estende il validatore dei form, ok? Quindi estendendolo sto ereditando le due funzioni che si chiamano isCompatibleWith e validate, di cui isCompatibleWith è già a posto, non devo più scriverla, validate la devo scrivere perché devo decidere in quali condizioni il bin che rappresenta il form è corretto oppure no, ok? Quindi vedete che qua sotto ci sarà il costruttore vuoto come tutti i bin e poi ci sarà questa riga qua che dice override, quindi sto implementando il metodo che mi è chiesto di implementare, cioè validate. Accetto come parametro il bin che rappresenta il form e il bin che rappresenta l'errore e inizio a lavorare. E che cosa faccio? Beh, primo passo, ho ricevuto poi il bin giusto, perché io sono il validatore dei messaggi, cioè dei bin che rappresentano i dati dei messaggi. E se qui mi arrivano i dati di un login, non sono capace, ok? Quindi primo passo, controllare di essere il validatore corretto. Come faccio? Beh, prendo il bin e controllo che sia un'istanza di message form bin, che sia un'istanza del bin che sono capace a validare, ok? Se è un'istanza di quel bin, vedete qua, if is valid, posso andare avanti. Altrimenti non sono capace, quindi per me non è valido, in realtà salto, ok? Allora, se sono capace a validarlo, iniziamo a fare la validazione vera e propria. Vi ricordate che i dati non sono validi per vari motivi. Ad esempio perché non sono stati compilati, ad esempio perché manca lo username, o il titolo è troppo lungo, oppure il corpo del messaggio è troppo lungo. Allora iniziamo e diciamo se bin is empty. Vi ricordate che tutti i bin di form estendevano la classe form bin che definiva il metodo is empty, vuoto. Ok? Ecco che ci torna utile. Primo passo è vuoto, sì o no. In questo caso qua io dico if not is empty vuol dire se non è vuoto. Cioè se non è vuoto che cosa faccio? Controllo i singoli campi. Se è vuoto vuol dire che quel
Bin Li non è valido, non andrà bene, ok? E non dovrò nemmeno controllare campo per campo perché so già che non sono stati compilati, ok? Ipotizziamo che siano stati compilati. Se sono stati compilati, andiamo a inserire i controlli che avevamo visto la volta scorsa. Esattamente, ok? Quindi primo controllo username. Username non deve essere vuoto. E infatti qua diremo, se message form bin bin, vedete che qua io sto dicendo, ok, bin ho verificato che fosse di questo tipo, allora lo uso esattamente con tutte le sue caratteristiche, come un message form bin. Get username, quindi il campo che rappresenta username, is empty. Cioè, se lo username è vuoto. Se è vuoto c'è un errore. Allora dirò, non è valido. Ok? Vedete, is valid false. Perché c'è un errore. E poi andrò a memorizzare l'errore nel nostro bin di errore. Quindi dirò error, add error, e guardate il modo in cui lo memorizzo. Nome del campo, errore. Quindi il nome del campo è username. Errore, username is required, ad esempio. Ok? Quindi è richiesto che ci sia lo username. Stessa cosa che facciamo la volta scorsa. Voi mi direte, già, ma anche qua metti il nome del campo. Cioè, abbiamo fatto tutto il giro prima complicato per evitare di ricordarci il nome del campo, ma qua lo metti. Va bene, sì, è vero, ma qui sto scrivendo un validatore per un form ben preciso. Ok? Quindi è un'operazione precisa su quel form. Devo ricordarmelo il nome del campo. In tutti gli altri casi posso evitare. Ok, quindi, controllo username. Passo successivo, controllo del titolo. Controllo del titolo, se vi ricordate, era che il titolo non deve essere vuoto, ma non deve essere più lungo di 60 caratteri. Ok? Quindi, se è vuoto, if title is empty, dove title l'ho ottenuto prendendolo dal bin, ok? Se is empty, is valid è di nuovo false. Ok? Perché è vuoto il titolo. Però l'errore sarà diverso. Andrò ad aggiungere nel nostro bin di errore, in corrispondenza della voce title, l'errore title is required. Cosa succede se avevo tutti e due gli errori? Username vuoto e title vuoto. Beh, avrò nel nostro error bin due righe in quella tabella. Avrò una riga che dice username, errore, è richiesto. Un'altra riga che dice title, errore, corrispondente, è richiesto il title. Ok? Se invece il titolo c'è, quindi is empty non è vero, è falsa, vedete qua, else, ma la lunghezza del titolo, vedete, title.length, è maggiore di 60 caratteri, allora c'è sempre un errore, quindi sarà sempre is valid false, ma in questo caso l'errore sarà che il titolo è troppo lungo. Quindi vedete che andrò sempre a fare l'add error, ma sarà title, campo è sempre lui, ma dicendo title is too long, ad esempio, il titolo è troppo lungo. Guarda che devi riempire con al massimo 60 caratteri questo campo. Ok? Stessa cosa dell'altra volta, ho cambiato l'errore. Vedete che qua sto iniziando a guadagnare rispetto alla soluzione dell'altra volta, perché se vi ricordate l'altra volta facevo almeno due controlli per ogni campo, uno all'inizio per decidere se era valido o non valido e uno poi per compilare il form. Qui sto facendo un controllo solo. L'ultima parte, che è il corpo del messaggio, di nuovo come la volta scorsa, quindi vado a prendere dal form bin, il messaggio, quindi vedete lassù che dice get message body, lo divido lungo gli spazi in modo da contare le parole, ok? E poi dirò, passo 1 è vuoto, se è vuoto il bin non è valido e l'errore è che il corpo del messaggio è richiesto, va inserito. Se invece non è vuoto ma è più lungo di 150 parole, vedete che sono andato a contare l'array words che avevo riempito precedentemente con le parole, non sarà di nuovo valido, ma questa volta l'errore è che il corpo del messaggio è troppo lungo. Ok? Morale della favola, alla fine di tutti questi controlli, se il bin non è valido, avrò il bin così com'è, con i suoi dati, ma avrò l'error bin che è stato riempito con gli errori. Quindi l'error bin avrà al suo interno tutta una serie di coppie, nome del campo, errore che è avvenuto in quel campo. Che è esattamente l'informazione che mi serve per visualizzare gli errori nella vista. Ok? Questo else qua invece è l'inizio che dice
se era vuoto il bin, cioè se tutti i campi erano vuoti, beh, non c'è nessun errore in realtà. Semplicemente, o meglio, non c'è nessun errore specifico, c'è un errore generale, che mancano i dati. Vedete che qua, infatti, chiamo un add error che è un po' diversa, perché non ha un nome di campo, ha semplicemente l'errore, ok? Questo significa che l'error bin sta facendo due funzioni contemporaneamente. Da un lato memorizza campo per campo l'errore, ma quando non c'è un campo preciso su cui si verifica l'errore, memorizza solo l'errore generale, ok? Ok. Teniamocelo a mente, la prima cosa che guardiamo adesso è vedere come è fatto l'error bin, così capiamo questa frase. Una volta finita la validazione, che cosa fa il validatore? Beh, va a impostare il campo valid del bin. Va a segnare sul bin se è valido o se non è valido. Vedete qua che dice bin.setValid is valid. Quindi va a mettere dentro il bin il fatto che true è valido, false non è valido. Quindi il bin da questo momento in poi è marchiato. Cioè il validatore prende il bin, gli fa il timbro sopra e dice valido, puoi andare. Oppure non valido, dovrà succedere qualcosa. Ok? E dopo averlo marchiato ritorna anche il risultato della validazione. Quindi ho un doppio controllo. Lo marchio e dico come l'ho marchiato. Vediamo come viene utilizzato questo. Ok? Quindi che cosa succede nel caso in cui io arrivi in prima richiesta? Beh, in prima richiesta otterrò il bin che ha queste caratteristiche. Is empty, è vuoto. Non è valido perché è stato marchiato non valido. E avrò l'error bin vuoto. Ok? In presenza di queste condizioni sono sicuro che arrivo dalla prima richiesta. Perché è un bin vuoto, perché è stato creato in quel momento da Tomcat, non è valido, quindi in realtà non era un bin con i campi tutti vuoti, perché sennò sarei entrato in quel controllo lì e avrei aggiunto un errore generale. Ok? E l'error bin è vuoto, quindi occhio, io potrei trovarmi nella situazione in cui ho bin vuoto, non valido, ma error bin pieno. In quel caso lì sono arrivato tramite la compilazione del form in cui l'utente ha schiacciato semplicemente invia. Ok? Quindi mi sono smarcato tutto il problema di prima semplicemente giocando con questi flag. Ok? Che però sono comuni a tutti, quindi non lo devo mai più rifare. Semplicemente mi basterà estendere le superclassi. Ok, andiamo a vedere l'error bin. Eccoci qua. L'error bin diventa di fatto un'estensione di quello che avete già visto in aula. Quello che avete visto in aula era un hashmap, no? Cioè una tabellina che ha come chiave il nome del campo e come valore il nome dell'errore. Questo in effetti ha un hashmap, che è questa qua errors, esattamente quella che avevate già definito col professore, ma in più ha una lista di errori generici. Ok? Quindi quando io so su quale campo è venuto l'errore, riempio la map. Quando non lo so, riempio la lista di errori generici. Ecco che allora ci saranno due metodi add error. Uno che riempie la map e uno che riempie la lista. Infatti, se andiamo a vedere qua sotto, eccoli qua i due add error. Uno dice campo errore. L'altro dice semplicemente errore. Vedete che uno va a fare una put sulla map, l'altro va a fare una add sulla lista. Ok? Quindi semplicemente cambia dove viene memorizzato l'errore. Errore specifico nella map degli errori specifici, errore generico nella lista degli errori generici. Perché li voglio tenere distinti? Beh, immaginiamo il nostro form visualizzato. C'è un errore che dice tutti i campi sono vuoti. A quale campo lo associo quell'errore? A nessuno. Sarà un errore che appare all'inizio, ad esempio, dice questo form non è stato compilato. Ok? Quindi mi serve averlo distinto dagli altri. Ok. Quindi add get, ovviamente. Quindi io avrò setter e getter, sostanzialmente. Posso aggiungere errori, ma a un certo punto dovrò anche poter recuperare gli errori che sono memorizzati nel bin per poterli visualizzare. Ok? E anche qua saranno in due forme. Uno è quello che, dato un campo, tengo l'errore associato a quel campo, l'altro è dammi tutti gli errori generici.
Quindi vedete che c'è getError string field, gli passo il campo, tengo indietro l'errore, oppure getGenericErrors, che vuol dire non ti passo niente, dammi tutti gli errori generici. Sì. Sì. In realtà no, potevate farla benissimo oggi senza l'infrastruttura. Certo. Ma infatti non era richiesto. Voi potevate risolverlo senza infrastruttura, avreste incontrato i problemi che oggi avremmo risolto. Ok? Bastavano tutti i dati che vi servivano, li avevate. Quello che facciamo oggi è imparare la soluzione più furba. Ok? Quindi voi avevate la necessità di creare due bin e tre JSP e con quelle arrivavate alla soluzione. Vi sareste accorti di questi problemi di cui abbiamo parlato oggi. Quindi che dovevate fare una richiesta request.getParameter e c'è la possibilità di sbagliare. Che vi sareste in qualche modo incasinati a capire se il form era vuoto oppure se era la prima richiesta. Lo scopo dell'esercitazione era proprio quella, cioè farvi incontrare difficoltà per capire che così non andava bene, che ci voleva ancora un passo in più. Ok? Quindi lo scopo è sempre quello, voi troverete sempre una soluzione più complicata della minima, ok? Perché sennò non impariamo. Ciò non vuol dire che non potete farlo. Di solito quando vi viene data un'esercitazione voi avete tutti gli strumenti per risolverla. Dopodiché, nella soluzione che vi forniamo, ci sono tutti quegli strumenti, ma usati nel modo migliore possibile. Ok? Quindi è proprio solo una distinzione. E non c'è modo diversamente, se no dovremmo avere due esercitazioni. Una per fare la soluzione così così, due per prenderla, smontarla e rifarla. Ok? Il problema è quello. Ok. Continuando, e abbiamo praticamente finito, ancora due cose di utilità, che sono verifica se ci sono errori. Verifica se ci sono errori vuol dire, è vero che io posso chiedere dammi tutti gli errori, però mi è molto più comodo dire ci sono errori, ok? Quindi a posto di andare a vedere uno per uno i campi, ad esempio, se ci sono errori, semplicemente chiamerò questa funzione booleana che mi dice ci sono degli errori nei campi, in qualunque campo, sì, no. Ci sono degli errori generici? Sì, no. Ok? Quindi sono tutte utilità che aggiungiamo. Ok. Form bin, adesso. L'ultima cosa che ci rimane da vedere, ma in realtà potremmo anche non vederla, perché è esattamente quella che avremmo fatto, quindi esattamente quella che avreste fatto nella soluzione base, è il form bin. Come è fatto? È un bin che contiene un numero di campi pari al numero di campi del form e i set dei getter corrispondenti. E infatti vedete che ha, apriamolo un attimo, avrà come campi titolo, username, message body e la data, perché vi ricordate che noi creavamo la data in automatico, ok? E i corrispondenti set dei getter. Quindi qua giù vedrete che ci sarà get title, set title, get username, set username, get message body, set message body, get creation date, set creation date. Ok? Quindi esattamente come l'avremmo creato. Poi in più, dallo scheletro che abbiamo definito oggi, c'era il metodo isEmpty, che ci dice semplicemente se quei campi sono tutti vuoti oppure no. Ok? Ok. Bene, abbiamo visto tutta la parte che sta dietro alle pagine, abbiamo visto come è fatto il controller, vediamo le due viste e poi abbiamo finito. Partiamo dalla vista semplice, così ci lasciamo per ultima la più complicata. La vista semplice è la preview. Cosa si fa nella preview? Visualizziamo il messaggio. Dove abbiamo i dati del messaggio? Nel bin che rappresenta i dati del form, che a questo punto è stato marchiato come valido e possiamo utilizzare. Quindi quassù avremo una riga in cui si dice non guardate tutta la sintassi HTML in più attorno, perché poi vi spiegherò che cos'è. Guardiamo la sostanza dice se post message form data is valid, quindi
controlliamo ancora una volta che sia valido, ma se sono arrivato qua è valido. Se è valido metterò H5 titolo, post message from data.title, ok? Poi simple date format, vi ricordate che per formattare la data si utilizza un oggetto simple date format, out.print la formattazione della data di creazione che è memorizzata nel form, ok? Dopodiché sotto nel paragrafo successivo, no, poi mettiamo trattino nome dell'utente, vedete post message from data.username, dopodiché apriamo un altro paragrafo e mettiamo il corpo del messaggio, ok? Questo è esattamente lo stesso codice della volta scorsa, identico, ok? Nulla di che. Era la versione, questa qua era la vista più facile. La vista un po' meno facile, ma in realtà era di nuovo uguale a quella dell'altra volta. Eccola qua. E la view post message, che è quella che visualizza il form. Ok? Di nuovo tralasciate tutto la sintassi HTML che vi spiego. Andiamo a vedere la sostanza. La sostanza dice, qui c'è un form, vedete? Form, metodo post, action, il controller. Poi c'è, eccoci qua. Prima cosa, allora, non guardiamo ancora che cosa vuol dire questa classe, ma guardiamo solo il campo, fieldset. Fieldset identifica in HTML un insieme di campi, ok? Nel nostro caso identifica tutti i campi che formano il form. A quel campo lì io aggiungerò una classe errore, una classe di stile, che mi permette di, ad esempio di visualizzarlo tutto rosso, ok? Quando ho degli errori generici. Ed ecco ad esempio il primo uso di as generic errors, guardate qua, dirò, scusate, se ho degli errori generici, assegno la classe errore, lo stile errore al form, altrimenti non gli assegno nessun stile, ok? Quindi cosa sto introducendo in più qua? Lo styling della pagina, ok? Quindi la faccio diventare rossa, banalmente. Se è un errore generico tutto il font sarà rosso, perché è tutto sbagliato. Se l'errore non è generico, no. Dopodiché, se ho degli errori generici, che cosa faccio? Beh, li devo visualizzare, fare una lista di questi errori, sennò come fa l'utente a capire quali sono? Quindi avrò semplicemente un for each che dice, per ciascuno degli errori generici, vedete, string current error, post message error data, get generic errors. Quindi per ciascuno degli errori generici, se ce ne sono, se no non viene eseguito, vai a aggiungere un errore, quindi uno span al cui interno scrivi il messaggio di errore. Ok? Quindi primo passo, ci sono errori generici? Sì, se ci sono, itero sugli errori generici e li scrivo prima del form. Ok? Chiaro? Secondo passo, i controlli che abbiamo fatto la volta scorsa, com'erano? Ci ricordiamo che erano, ricompilo il campo e se c'è un errore visualizzo l'errore di fianco, ok? Ricompilo il campo, eccoci qua, input type text, name username, value, guardate qua, prendo il campo dal bin, post message from data, punto username, ok? Cosa succede se sono arrivato qua perché ho fatto il giro la prima volta? Il bin è vuoto. E cosa succede se il bin è vuoto? Username virgolette virgolette. Quindi il campo rimarrà vuoto. Ok? Quindi scriverò un form il cui campo di testo username è vuoto, non c'è niente dentro. Quando devo andare a visualizzare l'errore, cosa farò? Vado a recuperare l'errore corrispondente a username, ma se è la prima volta, col giro che abbiamo fatto prima, mi ritrovo in una condizione per cui anche l'error bin è vuoto. Ok? Quindi, quando faccio get error username, ottengo null, niente, non c'è, finito. Ok? Ottengo null, quindi salto la visualizzazione degli errori. Se invece ci fosse un errore, non ottengo null, ma ottengo un errore ben preciso, che è quello associato al username in questo caso,
E allora se c'è un errore lo visualizzo all'interno di un campo span, come facevo l'altra volta, ok? Quindi esattamente come la volta scorsa, solo che i controlli non li faccio più direttamente sulle variabili della richiesta, ma li faccio sul bin, ok? E utilizzando i due bin, perché l'errore non ce l'ho più pronte a disposizione come ho fatto l'altra volta, hard coding in qualche modo, ma ce l'ho all'interno del bin di errore. Stessa cosa faccio poi sul titolo, vedete qua, autocompilazione del titolo, riempiendo il campo value, e dopodiché se c'è un errore, è diverso da null, pubblico l'errore. Vedete qua che di if ce n'è uno solo, l'altra volta ne avevamo scritti due, beh, perché i due if li abbiamo spostati nel validatore, no? Quindi noi nel campo, nel bin, scusate, di errore, abbiamo già l'errore corretto, che sarà titolo vuoto oppure titolo troppo lungo. Infine, message body, stessa cosa, quindi autocompilazione, che è qua su, in mezzo alla text area, ok, questa parte qua, quindi all'interno del campo text area rimettiamo il dato del form bin, e se c'è un errore visualizziamo lo span corrispondente, ok? Quindi questa qua è paro paro la parte del form della volta scorsa, identica. Solo che gli errori, a posto di verificarli al momento, li prendiamo dall'error bin. Ok, proviamo a lanciare il tutto e vedere che cosa viene fuori. Così abbiamo il modo per capire cos'era quella roba di HTML in più che vi ho detto non guardate. Ok? Entriamo direttamente sul controller e notate che il form è leggermente più bello della volta scorsa, ok? Ha questo sfondo grigio, le scritte sono un po' più decenti, pulsante blu, stondati e così via. Allora, tutta quella schifezza che c'era di HTML in più serve per fare questa roba, per dargli uno stile, ok? In particolare, lo stile che gli stiamo dando è uno stile che è definito in una libreria che si chiama Bootstrap, che è la libreria che definisce gli stili di Twitter, ok? Poi impariamo a usarla. Quindi qua siamo andati a recuperare le librerie di Twitter, che sono libere e accessibili, e le abbiamo utilizzate per formattare il nostro form in un modo un po' più professionale, ok? Il form è lo stesso, vedete che sono arrivato la prima volta, nella barra dell'URL c'è Dupost Message, quindi sono entrato sul controller. Il controller ha verificato che il bin fosse vuoto, ma che non ci fosse errore perché era la prima volta, ci ha rispediti sulla vista senza farcene accorgere, quindi ha fatto una forward, e la vista si è occupata di visualizzare il form senza mettere nulla né nei campi né nella zona riservata agli errori. Okay? A questo punto schiaccio invia. Se schiaccio invia sono proprio in quella condizione in cui l'utente in realtà ha visto il form, l'ha compilato ma non ha messo niente dentro. Vediamo se tutto il nostro, tutta la nostra complicazione funziona. Questo è l'effetto. Ci siamo accorti che non è più una prima richiesta, quindi siamo andati a compilare l'errore generico. Dopodiché vi ricordate che si inseriva quella classe error all'interno della definizione dello stile del form? Quella classe error ha questo effetto qua. Mi fa diventare rossi tutti i campi. Qui mi sta dicendo, occhio, è tutto sbagliato, perché l'errore generico è quello lassù. Tutti i campi, cioè tutti i campi. In realtà i campi obbligatori vanno riempiti. Quali sono i campi obbligatori? Vedete che io di fianco alla label di ogni messaggio, di ogni campo ho messo un asterisco e qua sotto l'asterisco dice required field. Quindi nel nostro caso sono tutti obbligatori. Ok? Sono tutti obbligatori perché le nostre regole di verifica del messaggio era che non fossero vuoti e che rispettassero il titolo, la lunghezza di 60 caratteri, il messaggio, la lunghezza di 150 parole, ok? Va bene, allora adesso proviamo a compilarne uno e vediamo che se funziona tutto deve sparire l'errore generico e comparire l'errore preciso in corrispondenza dei campi errati, ok? Quindi mettiamo username, non tocchiamo gli altri e schiacciamo invia. Vedete che sparisce l'errore generico, perché a questo punto quando faccio la verifica mi accorgo che il form è stato compilato, ok?
però mi accorgo anche, ad esempio, che il titolo è vuoto e il messaggio è vuoto. Quindi visualizzo i due errori specifici di fianco ai campi che danno errore. Se adesso vado a riempire il titolo e gli metto più di 60 caratteri, dato che il codice è lo stesso della volta scorsa, dovremmo avere errore. Quindi vado a mettere tutti i nostri 60 caratteri e vedete che viene fuori un errore. Occhio, il titolo è troppo lungo, riempilo con al massimo 60 caratteri. Ok? Allora, proviamo a riempirlo solo con 60 caratteri, mettiamo titolo di prova. Ad esempio, mettiamo un nome utente furbo, che ne so, Pippo. Beh, immagino che ci crediate che anche il messaggio funziona, ma se noi facciamo così, vedete che controlla solo più il messaggio, perché tanto l'infrastruttura ormai è pronta, no? È la stessa la volta scorsa, l'abbiamo verificata. Proviamo a scrivere un messaggio valido e vediamo l'anteprima. Scriviamo: questo è un messaggio di prova. Ok. Schiacciamo invia e otteniamo il nostro messaggio, l'anteprima. Anche questo in stile tweet, tra virgolette, no? Quindi titolo, corpo del messaggio e a destra data e nome dell'utente. Ok? Quindi anche qua semplicemente rispetto alla volta scorsa in più c'è lo stile. Ok. Quindi questa qua era la soluzione generale. Avete dei dubbi, qualcosa in cui vi siete persi completamente? Volete pensarci e chiedere la volta prossima? Allora, questa qua era ovviamente una lezione in cui vi ho scaricato un certo tot di informazione in più addosso, perché poi dobbiamo usarla per lavorare dopo, quindi tutto questo scheletro ve lo ritrovate nei passi successivi, non dovete inventarlo, ok? Ecco perché ce n'è di più rispetto alla soluzione base, perché se no non andiamo avanti dopo. Se volete vi faccio vedere come funziona il pezzettino che gestisce la richiesta. Vi ricordate che all'inizio vi ho detto questo non guardiamolo, ve l'ho solo raccontato. E dopodiché direi l'esercitazione 3 la guardiamo direttamente la prossima volta, quindi vediamo il testo, vediamo lo scheletro, provate a risolverlo per mezz'ora e poi proviamo a risolverlo assieme, ok? Così partiamo a freddo, scarichi, senza tutta questa roba in testa, ok? Che magari funziona meglio. Allora, proviamo ancora a tornare indietro laggiù. Per tornare indietro laggiù, ritorniamo sul nostro validator e andiamo a vedere questa cosa qua. Questa roba qua è Java avanzato, si chiama Reflection e permette di andare a runtime a capire come è fatta una classe. Ok? Questo non dovete ricordarvelo, lo prendete e lo usate. Ci tengo a sottolinearlo, ok? Quindi non spaventatevi, non dovete essere in grado di scriverlo. Per questo che ve lo do io, ok? Però almeno capire come funziona è utile. Come funziona? Dice, va bene, ho un bin e ho una richiesta. Devo verificare che se nella richiesta c'è almeno un dato che è compatibile, che può essere inserito nel bin se chiamo la setProperty asterisco. Beh, parto e dico, intanto non è compatibile perché non ho ancora verificato un bel niente, quindi assumo che non sia compatibile. Dopodiché, primo passo di reflection, qua dico, to bin, quali campi hai? Cioè, quali variabili di distanza hai? Vedete? Get class, get declared fields. Quindi di fatto è come se andassi a leggere il sorgente del bin e a elencare le istanze, le variabili di distanza che sono state dichiarate. Nel nostro caso che cosa sarà? Username, title, message body, creation date. Ok? Ho questa lista di istanze. Allora, adesso che ce l'ho, cosa faccio? Vado a verificare se nei post data o get data che mi arrivano con la richiesta esiste almeno una coppia nome-valore in cui la chiave sia uguale alla variabile distanza. Ok? Perché sappiamo che la set property funziona così. Quindi parte e dico, per tutti i campi dichiarati, quindi da i uguale a 0 a i minore della lunghezza dell'array dei campi dichiarati, faccio request get parameter, nome del campo. Che è esattamente quello che facevate voi a mano. Vi ricordate che facevate request get parameter un nome del campo del form? Ok?
Io sto facendo la stessa identica cosa, ma il campo lo imparo da solo leggendo come è scritto il bin. Ok? Quindi è solo quella la parte avanzata. Non commetterò mai errori perché io leggo come avete scritto voi il bin. Quindi se avete scritto il bin correttamente, questo funziona. Ok? Il vantaggio è solo quello. Allora, se c'è il parametro, metto gli scompatti bolla true e esco. Fine. Sono sicuro che la set property asterisco, se almeno uno dei parametri coincide, imposterà un parametro. Se finisco tutte le variabili di stanza e non ne trovo neanche una, e beh, allora non è compatibile, perché se chiamo la set property asterisco, non le riempirò mai. Ok? Quindi se finisco, ritorno direttamente in scompatible senza cambiarlo e rimarrà falso. Quindi il trucchetto è solo quello. Qui praticamente al posto di farvi scrivere a mano tutte le volte il nome del campo e farvi ricordare quello del campo, lo scrivo andandolo a leggere. Ok? Questo, di nuovo, non dovete ricordarvelo, era solo per capire come funziona. Ok. Direi che per oggi di lavoro, di carne ne abbiamo messa al fuoco. Ultima nota operativa, vi ho messo come link, se volete iniziare a guardarlo così la prossima volta lo guardiamo meglio, vi ho messo un link a Bootstrap di Twitter, che diventerà la nostra libreria per lo styling delle pagine, ok? Di qua in poi complicheremo sempre di più le nostre pagine, cercheremo di farle sempre più valide anche dal punto di vista visivo, quindi tendiamo a utilizzare quella libreria. Trovate il link alla documentazione e a dove si può scaricare la libreria sull'esercitazione, ok? È molto chiara la documentazione, ma la volta prossima la spieghiamo le cose che ci servono. A questo punto direi che va bene così, ci vediamo lunedì e affrontiamo da zero la terza esercitazione, ok? Lo sapevo.